secondo le statistiche pubblicate dalla FAO, si stima che sul nostro pianeta circa un miliardo di persone soffrono in qualche modo la denutrizione, quindi la fame. Questo è rilevante soprattutto per i bambini e la carenza di proteine animali che influenzano il loro sviluppo fisico ma anche intellettuale, quindi nel lungo termine possono determinare deficit importanti. Le proteine animali vengono da animali d'allevamento. L'allevamento animale storicamente è evoluto con l'evolvere della civilizzazione e oggi, secondo sempre statistiche della FAO, abbiamo circa 3 miliardi e mezzo di animali, escludendo i volatili e i pesci, 3 miliardi e mezzo di animali allevati, che vuol dire che per ogni 2 persone sulla Terra c'è un animale che produce alimento. Questi animali hanno anche un impatto sull'ambiente, quindi determinano, come noi impattiamo sull'ambiente, delle problematiche importanti. C'è da dire che questi animali sono in gran numero localizzati in zone climaticamente difficili e svantaggiate, per cui la produttività di questi animali è abbastanza scadente, mentre paesi a zootecnia avanzata abbiamo meno animali ma molto più produttivi. Per darvi un'idea, nella pianura padana nel 1950 una bovina da latte frisona produceva 40 quintali, oggi con gli stessi prodotti, lo stesso terreno e la stessa tecnologia, ma con una genetica diversa, riusciamo a produrre da questa bovina più del doppio di quantitativo di latte. Quindi l'importanza della selezione, il miglioramento genetico degli animali per le produzioni di proteine animali è risultato fondamentale nei paesi a zootecnia avanzata e questo è ancora da venire invece in zone del pianeta dove gli animali sono allevati ancora in uno stato diciamo così primitivo. Qual è lo strumento che ci consente di migliorare gli animali che noi alleviamo? Questo miglioramento passa attraverso le tecnologie della riproduzione. In particolare, dagli anni 50 ad oggi, l'inseminazione artificiale è stata lo strumento principale per il miglioramento genetico, cioè il seme di animali miglioratori è stato diffuso con le inseminazioni negli allevamenti e questo ha determinato quell'aumento produttivo che vi ho appena illustrato. Altre tecnologie sono state sviluppate nel corso degli anni sempre per accelerare questo processo di miglioramento genetico e selezione, in particolare le tecnologie legate all'embrione hanno determinato un maggiore sfruttamento della linea germinale femminile, cioè con gli spermatozoi noi utilizziamo il maschio, con invece gli ovuli sfruttiamo il valore genetico delle femmine. In particolare la produzione di embrioni in vitro è una tecnologia di recente acquisizione che ci consente di produrre embrioni in numero elevato e in provetta, adesso vediamo come. Questa tecnologia ha creato anche le premesse di know-how, quindi tecnologiche, per poter mettere a punto e sviluppare la clonazione, che è appunto l'argomento di oggi. E a sua volta la clonazione ha gettato le basi per rendere quella che è la modificazione genetica o transgenesi degli animali, come oggi viene fatto nelle piante, un'ulteriore arma per poter proseguire nel miglioramento genetico dei nostri animali d'allevamento e non solo. Un breve cenno che cos'è la tecnologia in vitro, perché questa è la chiave che ci ha consentito poi di poter clonare gli animali. Noi oggi siamo in grado di prendere i gameti, gli ovuli dalla femmina e gli spermatozoi dal maschio, realizzare in provetta, in laboratorio, quindi tecnologia in vitro è sinonimo di provetta, ottenere la fecondazione e ottenere i primi stadi dello sviluppo embrionale, ottenere un embrione che a questo punto può essere o impiantato su una ricevente oppure può essere congelato. Quindi il valore di questa tecnologia va oltre le applicazioni che sono state finora utilizzate e il valore anche di questa tecnologia è stato riconosciuto al pioniere, con l'assegnazione del premio Nobel per la medicina, pioniere dell'applicazione di questa tecnologia in campo umano che ha portato alla nascita di oltre 4 milioni di persone in giro per il mondo. Quindi la tecnologia in vitro è cruciale per poter realizzare quella che è la clonazione. Adesso vediamo in particolare di che cosa si tratta e di che cosa parleremo. Il termine clonazione è un termine improprio, spesso anche usato a sproposito e crea
di fatto anche delle paure infondate. Tecnicamente si parla di clonazione somatica o trasferimento di nucleo da una cellula, perché tecnicamente la clonazione è il trasferimento del nucleo di una cellula in una cellula uovo. Ma prima di vedere in dettaglio cosa si intende per clonazione, si intende la creazione di organismi o animali o esseri viventi con lo stesso patrimonio genetico. Un esempio che davanti a tutti voi penso conosciate i coppie di gemelli monozigoti, cioè quei due individui che sono esattamente identici. Tecnicamente li potremmo definire dei cloni, quindi i gemelli monozigoti sono dei cloni. Con la clonazione in laboratorio noi creiamo dei gemelli monozigoti, nascono in tempi diversi, però di fatto è quello. Ma per comprendere ancora di più la clonazione, il campo vegetale è dall'alba dei secoli che si fa la clonazione, perché una semplice talea di una pianta è, generiamo una pianta che è clonata. Quindi oggi la maggior parte delle foreste artificiali o delle piantagioni di alberi o le piante da frutta sono tutte ottenute per clonazione, e noi mangiamo questa frutta, utilizziamo questi materiali che sono di origine clonale, però nessuno si è mai sollevato nessun problema in campo vegetale. Nel campo animale le problematiche sono un po' diverse, più complicate ovviamente, abbastanza anche intuitivo. A parte il primo esempio storico di clonazione, che lo prendiamo dai testi sacri, dalla storia di Adamo ed Eva. Eva, se vi ricordate, fu ottenuta da una costola staccata da Adamo mentre dormiva, quindi di fatto forse quello è il primo esempio di clonazione di un mammifero. Però chiaramente non è che ha funzionato molto bene, perché non erano esattamente uguali, infatti erano di sesso diverso. Più avanti, negli anni, i primi esempi o comunque tentativi di clonazione sono stati fatti negli animali molto semplici, e qui vedete alla vostra sinistra un esempio di nel 1928 dei ricercatori che hanno cercato di riprodurre in laboratorio quello che avviene spontaneamente in natura quando si formano i gemelli monozigoti. Cioè i gemelli monozigoti originano dalla bisezione dell'embrione. Ovviamente però qui il numero dei cloni che possiamo produrre è abbastanza limitato. Se invece andiamo a questi esperimenti sulla rana degli anni 50, qui si era introdotto il concetto di utilizzare i nuclei presi da animali adulti, quindi ogni cellula è nucleata e quindi ogni nucleo contiene tutta l'informazione genetica per creare un individuo. Questi ricercatori introdussero questi nuclei nelle uova della rana, ma in realtà non riuscirono mai a ottenere degli animali adulti, ma solo dei girini, che sono lo stadio prima della metamorfosi. E stessi esperimenti furono senza successo nel topo, tanto che nell'83 alcuni sentenziarono che era impossibile clonare degli animali utilizzando delle cellule prese da un adulto. Infatti a quel tempo, nell'86, i primi cloni di animali domestici furono ottenuti utilizzando però cellule prelevate dall'embrione, quindi a stadi poche ore dopo la fecondazione, quindi quando le poche cellule che costituiscono l'embrione sono di fatto ancora indifferenziate. Brevemente, come si procede? Allora, avete capito che serve il genoma. Il genoma lo troviamo nei nuclei delle cellule, quindi noi partiamo da una biopsia presa da un animale adulto, oppure può essere anche un animale dopo la macellazione o addirittura un animale morto. Queste cellule possono essere moltiplicate in vitro, quindi in laboratorio, oppure possono essere anche congelate in azoto liquido e conservate per decenni. Poi ci serve però l'ovocita, perché non stiamo parlando di piante, quindi dobbiamo mettere il genoma in un ambiente, il suo ambiente naturale, che gli consente di svilupparsi, e noi utilizziamo, come tutti, gli ovociti che prendiamo al macello. Dall'ovocita, come diceva una pluralista del secolo scorso, che coniò il motto ex ovo omnia, cioè dall'uovo origina tutto, questo è abbastanza intuitivo. E dicevo, noi dai macelli, siccome lavoriamo con animali da allevamento che alla fine vanno al macello, abbiamo abbondanza di ovociti per i nostri esperimenti. Però dall'ovocita noi dobbiamo togliere la sua informazione genetica, dobbiamo introdurre quella dell'animale che noi vogliamo clonare. Quindi introduciamo un nucleo, abbiamo l'attivazione di una
dell'embrione che si è formato, si forma un embrione che, impiantato nell'utero di una madre surrogata, dà origine a una copia genomica dell'animale rappresentato di partenza. Quindi vi ho dimostrato che riusciamo a ottenere dei gemelli. Ovviamente questi hanno età diverse perché sono nati in tempi diversi, però dal punto di vista genomico hanno lo stesso DNA. E questo è il primo toro che abbiamo ottenuto a Cremona nel 99, Gallineo. Questi sono degli embrioni, tanto per dare via, lo stadio in cui vengono messi in utero sono ancora indifferenziati, cioè voi non distinguete le parti che costituiranno poi l'animale. E fra l'altro non ci sono neanche molte grosse differenze di specie. E questo è il primo puledro che noi abbiamo ottenuto con questa tecnica. Questo Prometea è la prima puledra al mondo clonata della specie equina, e se io non vi dicessi che è un clone, voi lo considereste un animale assolutamente normale, senza problematiche particolari, e anche se l'efficienza della tecnica in termini di animali nati è inferiore alla riproduzione naturale, tuttavia gli animali che nascono sono assolutamente normali, e la prova che siano normali viene dal fatto che se noi poi li riproduciamo una volta diventati adulti, questi sono in grado di dare della progenie normale. Qui vedete alla vostra sinistra Prometea, dietro il suo figlio Pegaso ottenuto per riproduzione, per inseminazione artificiale. Lo stesso possiamo fare con dei bovini. Noi abbiamo clonato diversi esemplari di tori importanti. Questi hanno rappresentato i cloni di un riproduttore molto importante per la razza frisona, morto diversi anni fa, e qui c'è il potenziale genetico di quell'animale che potrebbe essere distribuito, io penso in un'ottica futura, a quelle zone del mondo che non hanno la genetica che abbiamo noi e che potrebbero beneficiare in tempi rapidi di riproduttori che da noi avrebbero dei prezzi veramente non accessibili. Con questa tecnologia sono stati clonati una serie di mammiferi, quindi la tecnica è riproducibile e è sicuramente perfettibile. Vedete nel 96 il primo clone da cellula somatica adulta a Dolly, e poi tutta la serie per arrivare fino al cammello l'anno scorso. Quindi, oltre a poter riprodurre delle copie genetiche degli animali, la clonazione ci ha aperto un'altra prospettiva, che è quella dell'ingegneria genetica. Qui vedete un esempio di ingegneria genetica che non ha nulla a che fare con la clonazione, però per darvi un'idea di quanto potente potrebbe essere questa tecnica, a volte può anche spaventare. Questi sono due topi, due fratelli. Uno dei due, nel suo embrione, era stato inserito il gene per l'ormone della crescita di ratto, quindi lui è cresciuto come un ratto. Ovviamente lavorare e fare questi tipi di manipolazioni sugli animali d'allevamento è molto più complicato, ed è per questo che si è pensato a poter fare questi lavori partendo proprio da quando abbiamo avuto a disposizione la clonazione. La tecnica ve l'ho già descritta, la conoscete. La differenza dove sta? Che io posso ingegnerizzare con tecniche oggi abbastanza riproducibili e sicure le mie cellule somatiche che ho prelevato dall'animale e sto coltivando in laboratorio. Faccio le mie operazioni di ingegneria genetica, posso inserire alcuni caratteri genetici che mi interessano, oppure posso anche togliere dei caratteri negativi, io potrei addirittura curare dei difetti genetici o delle mutazioni. A quel punto prendo queste cellule, vanno nel processo che vi ho già descritto, e l'animale che nasce non è più identico all'originale, perlomeno ci assomiglia parecchio, ma in più avrà la caratteristica che io ho introdotto e ho modificato. Con questi sistemi noi oggi siamo in grado, come dicevo, di ingegnerizzare grossi animali che prima non era possibile. Qui c'è un esempio: in questa linea di suini noi abbiamo prodotto un marcatore che è sostanzialmente una proteina presa da una medusa marina che fluoresce quando illuminata con la luce blu. Questo è un esempio, una linea che serve per ricerca, per sperimentazione, perché riusciamo a tracciare le cellule, ma soprattutto serve anche come modello per se invece del verde io uso una malattia genetica o altro, posso ricreare dei modelli animali, o addirittura noi stiamo lavorando per ingegnerizzare il genoma del suino affinché gli organi di suino diventino compatibili con l'uomo, quindi il suino non verrà più un futuro allevato solo per il prosciutto, ma potrà essere anche utilizzato come fonte di organi per il trapianto sull'uomo. Ci sono anche applicazioni in campo zootecnico. Per esempio, questi ricercatori canadesi hanno ingegnerizzato una linea di suini che è in grado di assimilare il fosforo, quindi
sapete che il suino, il problema dei grossi allevamenti è l'inquinamento, perché liberano quantitativi di fosforo nelle deiezioni che va nel mare e eutrofizza l'ambiente, quindi crescono le alghe. Questo suino è in grado, esprimendo nella saliva un enzima, quindi che è stato introdotto, che digerisce il fosforo organico, è meno inquinante. Oppure quest'altro esempio di suino che è ricco in acidi omega 3. Sicuramente tutti sapranno cosa sono questi acidi benefici o comunque salutari per il nostro organismo, e è possibile ottenere una linea di questo tipo. Oppure, se guardiamo nei bovini, l'esempio, questa bovina che vedete sulla foto è clonata ed è stata ottenuta inserendo un antibatterico. Quindi nel suo latte questa bovina ha un antibatterico naturale, che vuol dire che questo animale è resistente alle mastiti. Le mastiti sono la causa principale di infezioni negli allevamenti delle vacche da latte. Richiedono tonnellate di antibiotici per poter curare gli animali, perché la mastite chiaramente dà poi anche dei problemi di benessere animale. Bene, con questa operazione è possibile risolvere il problema, comunque ridurre significativamente l'utilizzo degli antibiotici, e questo va anche a beneficio della nostra salute, perché l'utilizzo di antibiotici in campo animale è una delle cause dell'antibiotico resistenza, per cui poi i medici non hanno più armi per curare noi quando ci ammaliamo effettivamente. Un altro esempio è quello di poter produrre, e questo è già un prodotto commerciale, in questa capra, sempre ottenuta per clonazione e ingegneria genetica, una sostanza che controlla la coagulabilità del sangue, per cui i pazienti che richiedono questa molecola oggi la possono ottenere a dei prezzi quantitativi maggiori, perché e a dei prezzi inferiori, in quanto produrla nell'animale, in una capra, se ne producono quantitativi superiori, soprattutto anche il fatto che, essendo per certi farmaci molecole complesse, i batteri non sono in grado di sintetizzarle. Quindi, per riassumere, direi che, a parte le implicazioni della ricerca, la clonazione ha aperto una finestra nuova, un modo di pensare nuovo, di approcciare la biologia di base, che non ho il tempo di illustrarvi. Però, se ci limitiamo a quello che potrebbe essere l'impatto per noi, gente comune, vi posso dire che ci sono, vi ho già detto, due applicazioni, una in campo zootecnico e una in campo biomedico. Quindi la clonazione non ha solo un risvolto agricolo, ma anche biomedico per la nostra salute. Ovviamente in questi ambiti ci sono problematiche di natura etica. Soprattutto noi ce le poniamo in paesi sviluppati, e magari altri paesi se ne pongono di meno, perché hanno bisogno di tecnologie e di nuove possibilità. E soprattutto c'è anche una opposizione a queste nuove tecnologie di natura ideologica, quindi senza un fondamento. Io penso che poter spiegare, comunicare in modo chiaro, trasparente all'opinione pubblica queste possibilità della scienza sia sicuramente una cosa da fare, e penso che possa contribuire a cambiare la percezione nei confronti della tecnica. Grazie.